L'Autorità Mondiale contro la proliferazione di armi chimiche ottiene un riconoscimento molto importante, la possibilità di attribuire responsabilità. Un fatto che ha provocato le proteste della Russia, ma che risponde alle richieste del Regno Unito. Il voto è stato quasi unanime, con 82 voti a favore e appena 24 contrari. Botta e risposta fra Londra e Mosca. Abbiamo visto una valanga di attacchi chimici dalla Siria a Salisbury. Sono scomparsi i tabù di usare queste armi. Oggi, grazie a questa authority, non c'è solo il potere di affermare se questo tipo di armi siano state utilizzate o meno, ma anche di dire da chi siano state adoperate. Secondo noi, a parte il Consiglio di sicurezza ONU, non esiste nessun organismo internazionale deputato a risolvere queste questioni sul come affibbiare responsabilità, discutere di guerra e pace e cose del genere. Nonostante il fatto che l'uso di armi chimiche sia vietato, in questi ultimi anni l'utilizzo delle stesse è aumentato considerevolmente soprattutto nel conflitto siriano, in Iraq e Malaysia.